Torna alla vittoria la Lazio dopo 5 giornate negative, ma deve battersi fino a 2 minuti dalla fine per avere ragione dell'ostinata resistenza dell'Inter, aiutata in un paio di occasioni anche dalla buona sorte. Nella palude dell'Olimpico non una grande partita, ma un notevole impegno fisico per i giocatori in campo. La rimaneggiata Lazio, con Badiani terzino e Giordano logicamente poco brillante in un ruolo di raccordo con le punte, ha imposto lentamente la propria pressione. Nelle equilibrate fasi iniziali, dopo una deviazione di Garella sul tiro di Scanziani, era Clerici a proporre le azioni più pericolose, impostandole sulle fasce laterali o concludendo di persona. Qui il brasiliano è anche sfortunato, la sua deviazione di testa si smorza sul palo. L'Inter in questo periodo, con la gran mobilità dei suoi centrocampisti, fra cui l'esordiente romano 19enne Odoacre Chierico, reagisce con una certa regolarità e su punizione schiacciata da Anastasi, Garella deve impegnarsi per precedere anche il tocco di Oriali. Proprio allo scadere, a fondo di Giordano, che esce dal ruolo che gli impongono le esigenze di squadra, è bella deviazione d'intuito di Bordon. Se il primo tempo, palo di Clerici a parte, è stato abbastanza equilibrato, la Lazio fa tutta sua la ripresa, aprendola con un altro legno, di Giordano questo, con pallone che è stato anche deviato da Bordon. Agostinelli e Boccolini hanno preso il sopravvento sugli avversari e in pratica la Lazio occupa stabilmente la metà campo interista, sospinta da Wilson e da Manfredonia, che abbandonano le posizioni difensive molto di frequente. Si susseguono in area interista fasi concitate e Bordon su Clerici ha modo di esibire ancora la sua prontezza di riflessi. Nella Lazio ci provano un po' tutti, anche Badiani, fattosi avanti per la conclusione poi deviata in angolo. Dopo la mezz'ora però anche la squadra di Vinicio sembra accusare la fatica e la sua azione non è più molto continua. L'Inter tiene la palla nella speranza di congelare il punteggio, ma a 2 minuti dalla fine viene battuta senza scampo. Dopo un corner di Boccolini e successiva ribattuta dello stesso giocatore, si accende in area nerazzurra una sarabanda infernale con salvataggi disperati di Bordone e Scanziani, finché Clerici sulla linea di porta non riesce a mettere dentro il pallone della faticata e meritata vittoria laziale. Negli spogliatoi, dopo la partita, Carlo Picone ha raccolto le impressioni del giocatore che ha deciso l'incontro. Rapidamente il gol, che è stato piuttosto contestato e piuttosto confuso. Ma io ho visto su una respinta, mi sembra, di Bordone, la palla è andata dove era Garnaschelli, che l'ha colpito verso il porto. C'era Scanziani proprio sulla linea. Adesso dire che era dentro o non era dentro non lo so, a me mi è sembrato, non ho visto se era dentro o no, ho visto che dopo il pallone è rimasto lì, sono arrivato io, l'ho messo dentro, più che altro ecco, la vittoria della Lazio che conta. Ecco, no? cosa significa questa vittoria? Come? Che cosa significa questa vittoria sull'Inter? Ma significa uscire di quella situazione che eravamo. Adesso siamo più i romani ancora all'attacco. All'inizio del secondo tempo c'è stato un fallo su Clerici e la Lazio batte un calcio di punizione. È stato Garlaschelli a battere, colpo di testa di Giordano e il pugno di Bordon prima e la traversa poi salvano la porta dell'Inter. È terminato il primo minuto del secondo tempo e il punteggio è 0-0. Dirige la partita il signor Gonella. I guardalinee sono Guigiani e Remondini. Fermato il gioco per un fallo commesso ai danni di un difensore dell'Inter. L'Inter batterà un calcio di punizione. L'Inter che gioca in maglia bianca dalla destra verso sinistra rispetto alla vostra visione ai teleschermi in questa formazione. Bordon, Canuti, Baresi, Oriali, Gasparini, Facchetti, Scanziani, Marini, Anastasi, Chierico, Muraro. La formazione della Lazio in maglia azzurra appare più scura sui vostri teleschermi. Da sinistra verso destra gioca in questa formazione Garella, Pighin, Badiani, Wilson, Manfredonia, Lopez, Garlaschelli, Agostinelli, Clerici, Giordano e Boccolini. Infortuni e squalifiche hanno condizionato lo schieramento che Vinicio è riuscito a mandare in campo. Badiani è stato arretrato nel ruolo di terzino. Lopez inserito al posto di Cordova, squalificato, al posto di mediano di spinta. Giordano ha fatto posto a Clerici al centro della prima linea, è arretrato a giocare a centrocampo e all'ala sinistra è entrato Boccolini. Sono presenti, malgrado la giornata proibitiva, a Roma circa 25.000 spettatori. Il terreno è ovviamente molto pesante,
piove a Roma da ieri sera, durante il primo tempo addirittura ha diluviato. Adesso il tempo sembra un po' migliorare, ma ormai le condizioni del campo sono quelle che sono. Un'azione di Oriali, che è stata contrastata da Boccolini, è terminata con la palla sul fondo e la rimessa in gioco di Garella. Questi è Wilson, è rientrato in campo malgrado l'infortunio subito domenica scorsa. Sembrava non dovesse giocare Manfredonia, che ieri aveva 39 di febbre, poi invece il giovane ha recuperato e oggi è in campo, anzi è uno dei migliori. È affidato alle sue cure Anastasi e per la verità fino a questo momento Manfredonia lo ha controllato molto bene. Ecco una puntata di Canuti dell'Inter, è in lotta con il mobilissimo Lopez, poi Canuti sembrava superarlo, Lopez lo ferma ed è una rimessa in gioco ancora per la Lazio. Vediamo inquadrato adesso Lopez con la palla, è il sostituto di Cordova, vi ripeto, ha sostituito il ragionare lento e preciso del regista con un movimento notevole. Facchetti è andato a controllare la palla che terminava sul fondo, sulla incursione di Agostinelli. Partita eccellente quella di Facchetti nel primo tempo, potremmo addirittura segnalarlo fino a questo momento come il migliore in campo. E sono trascorsi 5 minuti del secondo tempo quando Bordon rimette la palla in avanti, la colpisce di testa Canuti, la controlla e la rimanda in avanti Badiani e scatta Garlaschelli e scatta Boccolini, anzi su cui è andato subito Oriali. Poi abbiamo visto Chierico che è andato ad ostacolare il calcio di punizione che stava per battere Giordano e viene ammonito dall'arbitro. Ammonizione a Chierico da parte di Gonella e inizia il sesto minuto del secondo tempo. Chierico aveva commesso un fallo, normalissimo fallo di gioco. Giordano stava per battere la relativa punizione, Chierico è andato ad ostacolarlo. Punizione battuta, viene in avanti ancora la Lazio. Da una serie di rimpalli stava per liberarsi Boccolini, rinvio della difesa nero-azzurra con un pallone che va direttamente dalla parte opposta dove lo controlla Garella, che veste un vistoso maglione rosso nel secondo tempo. Vediamo in azione Piguin, poi Boccolini. Il gioco delle marcature da parte dei rispettivi allenatori è stato così disposto: Badiani gioca su Chierico, Lopez su Marini, Manfredonia su Anastasi, come detto, Piguin su Muraro, Wilson è libero. Da parte di Bersellini, Canuti è stato messo su Garlaschelli, Gasparini su Clerici, Baresi su Giordano, Oriali su Boccolini, Facchetti è libero. Intervento di Gasparini finale dopo l'incursione di Clerici, che si era portato la palla fino sulla fascia laterale. Rimessa in gioco di Agostinelli. Boccolini, questa volta su Boccolini c'era Marini che gioca bene ma rinvia corto, riprende ancora Boccolini, ancora Marini, poi Scanziani con un passaggio a ritroso sul quale si inserisce bene Clerici, su Clerici va a chiudere e respinge Gasparini ed ecco Manfredoni e Anastasi. Manfredonia alla meglio, ancora una volta su Anastasi, lo ha girato bene, Anastasi recupera e riconquista la palla. Doppio scambio con Chierico. Ecco ancora la mezzala interista che fa filtrare una palla per il tentativo di scatto di Muraro. Su Muraro gioca Piguin che ha spazzato in fallo laterale. 0-0 fra Lazio ed Inter. Al settimo minuto del secondo tempo. La partita è molto importante, molto delicata per entrambe le formazioni. La Lazio, per sfortunati insuccessi e polemiche conseguenti, è giunta al limitare della zona pericolosa. L'Inter non rinuncia certo alla rincorsa alla Juventus e in ogni caso a restare in lotta per il secondo posto. Entrambe quindi non vogliono perdere, anzi hanno bisogno di entrambi i punti per i loro interessi.
il cross di Marini. Oriali sta per concludere con il tiro di destro, esce Garella, ma prima dell'intervento di Garella c'è in spaccata quello di Wilson, che devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore dell'Inter, ottavo minuto del secondo tempo, 0-0, dalla bandierina Chierico. Ha messo fuori area Manfredonia, riprende Oriali, il tiro di Oriali, Boccolini in scivolata, devia in calcio d'angolo. Nuovo tiro dalla bandierina per i milanesi. Questa volta è Marini che batte il corner. Cross insidioso, Garella di pugno, allontana, poi il colpo di testa di Piguin. Sul disimpegno laziale va via Giordano. Su Giordano, come vedete, gioca Baresi. Adesso va a rinforzare la guardia anche Oriali. Giordano filtra dai due, Baresi lo contrasta. Oriali, ma la palla ritorna a Giordano. Intervengono di nuovo i due neroazzurri e mettono fuori. Guardaline assegna la rimessa in gioco alla Lazio. Poco fa il pallone tardava a rientrare in campo e l'arbitro lo aveva fatto sostituire. Adesso che è tornato quello con cui è iniziata la gara, l'arbitro ha fatto ripristinare il primitivo pallone. Rinvio di Facchetti. Fallo laterale ancora per la Lazio. Sta per rimettere in gioco Boccolini. Ecco la rimessa in gioco. Vediamo Clerici e Gasparini ancora una volta in duello. Fallo laterale. Questa volta la rimessa in gioco è dell'Inter. L'ha effettuata male Gasparini. Controfallo e rimessa in gioco adesso per la Lazio da parte di Boccolini. Servizio all'indietro per Badiani, che fa spiovere un pallone che Scanziani colpisce di testa. Manfredoni ha seguito Anastasi arretrato, poi ecco il cross di Agostinelli, alto per la testa dei suoi compagni, facile l'intervento di Bordon, Marini e poi Chierico riportano la palla verso la metà campo. Muraro. Piguin, Lopez, Agostinelli, verticale verso Clerici, Clerici rimanda al centro, c'è una finta di Giordano a beneficio di Boccolini, ancora la palla Giordano che fa filtrare un pallone che termina sul fondo. Vedete in azione Oriali, il suo passaggio è frenato dal fango, riconquista quindi la palla Lazio con Giordani, con Giordano, adesso Agostinelli viene in avanti. È stato fermato da Scanziani, ma prosegue l'azione Manfredonia. Passaggio in avanti è di Lopez ad Agostinelli. Va a terra Agostinelli su intervento irregolare di Scanziani, che va a scusarsi con l'avversario. Calcio di punizione in favore della Lazio e si gioca il tredicesimo del secondo tempo, 0-0. Lopez e Boccolini sulla palla, ha tirato Lopez. Agostinelli manda al centro un pallone che Facchetti ribatte, retrocede Anastasi, Baresi,
sgambettato da Agostinelli, calcio di punizione in favore dell'Inter, sta per batterlo Facchetti, ma l'arbitro fa arretrare la posizione della palla e Facchetti invita alla respinta Bordon. Da Oriali a Chierico, Baresi si proietta in avanti seguito da Giordano, cross di Baresi, ribatte Wilson, Giordano, Boccolini, Lopez, Garlaschelli, lo scatto che lo porta in vantaggio su Canuti, ma poi Canuti retrocede, viene aiutato da Oriali, i due stringono l'avversario, calcio di punizione in favore della Lazio. Canuti ed Oriali sono intervenuti su Garlaschelli, calcio di punizione che sta per battere Lopez. Corto su Giordano, su Boccolini. Badiani. Boccolini. Il cross è ribattuto da Facchetti. Tiro di Badiani, parata di Bordon. Facchetti allontana. Ma l'azione della Lazio prosegue con Boccolini. Lopez. Ancora Lopez. Cross fermato e ribattuto da Scanziani. Scatta ancora Agostinelli. Fermato l'attacco della Lazio con un po' di difficoltà da parte della difesa dell'Inter. Scivola Muraro. Ha preso in mezzo fra Pichini e Wilson. Boccolini. Badiani. Lopez. Va a contrarlo Facchetti. È trascorso il primo quarto d'ora della ripresa. Punteggio è 0-0. Fallo su Clerici, commesso da Gasparini. Punizione in favore della Lazio. Primo tempo a fasi alterne, anche l'inizio della ripresa. Adesso la Lazio sta serrando il ritmo del suo gioco. Calcio di punizione battuto da Lopez. Colpo di testa di Clerici. Ravvicinato. Parata di stinto di Bordon, che ha schiaffeggiato la palla e poi l'ha recuperata. Chierico, Marini, Muraro, attaccato da Pichin, mantiene il possesso della palla, servito indietro Facchetti, Marini è riuscito di forza nel duello con due avversari, va via bene ma poi non calibra bene il cross, ne viene fuori un tiro che termina sul fondo. Pichin e Wilson si sono scambiati il pallone. Wilson verso Lopez che si scontra con Marini. Mentre dalla panchina dell'Inter vedete Bersellini sulla destra che chiede una sostituzione. Esce zoppicante Chierico, eccolo, vedete. E al suo posto entra Merlo con il numero 13. È uscito Chierico, entra Merlo al 17° del secondo tempo. La prima linea dell'Inter quindi adesso è schierata da destra a sinistra con Scanziani, Marini, Anastasi, Merlo, Muraro. Agostinelli in velocità, contrastato da Scanziani, crossa sul fondo.
La rimessa in gioco di Bordone. Badiani, Giordano, deviazione, ne approfitta Marini, che libera con l'aiuto di Canuti, che però è stato caricato da Giordano, calcio di punizione, battuto dallo stesso Canuti. L'attacco era di Oriali, su cui Gonella ha fischiato un fallo di sfondamento. Battuta la punizione della Lazio, vedete Lopez in avanti, Garlaschelli, Agostinelli, Clerici, Gasparini non gli consente il cross, ma soltanto il tiro dalla bandierina. E sono trascorsi 20 minuti del secondo tempo. Punteggio è 0-0. Clerici. I laziali si aspettavano un calcio d'angolo. Guardalinee non è di questo parere. Rimessa in gioco dal fondo. Vedete che di fronte al rinforzarsi dell'offensiva laziale, l'Inter ha arretrato il proprio dispositivo. Infatti nella metà campo della Lazio ora praticamente c'è soltanto Wilson. Suggerimento di Lopez ad Agostinelli, su cui interviene Scanziani regolarmente, punizione battuta, Agostinelli a Lopez, Lopez in avanti. Anticipo di Gasparini su Clerici, fallo laterale per la Lazio, rimessa in gioco di Lopez. Merlo, entrato 4 minuti fa in sostituzione di Chierico. Lopez ad Agostinelli, che tocca però oltre la linea bianca. Rimessa in gioco per l'Inter con le mani, sta per effettuarla Scanziani. Scambio Merlo Marini. Il passaggio su Anastasi, che è stato controllato da Manfredonia, il quale ha tolto la palla all'avversario, non ha potuto però impedire il calcio d'angolo. Dalla bandierina l'Inter. E per l'Inter Marini, anzi Merlo, il nuovo entrato. Passaggio corto per l'arrivo di Marini, sfiora la palla Piguin, la toglie alle possibilità di deviazione di Muraro, però Muraro è saltato appoggiandosi sulle spalle di Piguin, e questo è il motivo che ha indotto l'arbitro Gonella a fischiare questo calcio di punizione in favore della Lazio. Wilson, poi Piguin, poi c'è il servizio in avanti di Badiani, in faro laterale, troppo laterale il pallone per le possibilità di Agostinelli. Scanziani, Merlo, intervento di Badiani, Giordano, Agostinelli. Fermato da Merlo, viene in avanti in tandem con Baresi. È Baresi che ha la palla mentre Merlo si è spostato, poi Marini. Poi ecco arrivare Oriali, si allunga la palla Oriali, gliela toglie Lopez. La tiene in campo il mediano laziale. Servizio in avanti per Giordano, è intervenuto Baresi, Boccolini, Wilson, Lopez, Clerici,
Buon colpo di tacco ancora per Lopez. Pallone a spiovere di Lopez, non riesce a toccare Giordano, ma il pallone che è rimbalzato proprio davanti alla porta dell'Inter ha costretto Bordon a un intervento non del tutto tranquillo. 23 minuti di gioco nella ripresa, il punteggio è ancora di 0-0. Facchetti in azione di disimpegno va a rinforzare il centrocampo, Baresi prosegue l'azione. C'era stato un fallo su Baresi, l'arbitro non lo ha rilevato, difesa della Lazio in disimpegno, fallo laterale, non è riuscito Giordano ad agganciare un difficile pallone che proveniva dalle retrovie, rimessa in gioco di Merlo. Facchetti su Baresi, va via Merlo sulla sinistra, non è riuscito a sfondare, scambio con Baresi, Boccolini intercetta e rimette ancora in azione la Lazio con Agostinelli. Badiani, Lopez in verticale su Clerici, si rinnova il duello con Gasparini. Gasparini allunga la palla e con l'aiuto di Facchetti riesce a liberare su Oriali. Prosegue la palla su Muraro che ha saltato l'intervento di Piggin, poi quello di Wilson. Velocissima volata di Muraro. Tentativo di tiro al volo di Anastasi, è stato fermato il pallone da Manfredonia, però l'Inter prosegue ancora con Scanziani, tiro di Scanziani, ribattuto da Wilson, fallo laterale in favore dell'Inter. Contropiede pericoloso da parte dei milanesi, è la prima volta che da quando la Lazio ha assunto l'iniziativa del gioco escono allo scoperto i giocatori dell'Inter. Marini su Baresi, Merlo, Baresi. Ha ribattuto Giordano, ma palla ancora a Merlo. Non giunge la palla a Manfredonia. Ha ribattuto, non giunge a Giordano, poi nemmeno ad Anastasi. Ha ribattuto Manfredonia. Garlaschelli, Lopez, Agostinelli, Piggin. Agostinelli, lanciato ancora una volta da Lopez. Non riesce a superare Merlo. Rimessa in gioco di Agostinelli, lottano Clerici e Gasparini. E calcio d'angolo. ...27 minuti del secondo tempo. Tiro dalla bandierina è di Boccolini. Alza la palla Lopez, la rincorre Giordano, la mette a terra, contrastato da Baresi. Ostruzione di Baresi ai danni di Giordano, c'è un calcio di punizione ancora in favore della Lazio. La battuta Giordano, lunga per tutti, anche per Agostinelli che sembrava in grado di raggiungerla prima del fallo laterale. Scanziani, Facchetti, poi rinvio di Scanziani, va in fallo laterale, palla controllata da Badiani che ora la rimette in gioco. Lopez, Piggin, Wilson, Boccolini, parte una nuova offensiva della Lazio. La porta in avanti Lopez, su cui è andato a chiudere Scanziani e ha provocato un altro calcio d'angolo in favore della Lazio. Dalla bandierina Boccolini.
Deviazione di Oriali, ma riprende ancora Lopez. Agostinelli, il cross di Agostinelli va fuori. Occorre rilevare che si gioca su un campo impossibile. Malgrado questo, i 22 protagonisti della partita, 23 dopo che Chierico ha lasciato il posto a Merlo, si sono comportati ottimamente. Abbiamo visto anche del bel gioco e tutto lascia individuare quale poteva essere se il campo avesse consentito rimbalzi regolari e la possibilità di calibrare le parabole. Lopez, Badiani, colpo di testa ancora di Lopez sulla rimessa in gioco di Bordon, poi di Canuti, poi Scanziani. Va a terra Scanziani, prosegue l'azione Merlo. Baresi, Scanziani. Finta di Merlo. Anticipo di Manfredonia che ha abbandonato la guardia di Anastasi e è venuto a chiudere in avanti. Badiani. Oriali, Merlo, Marini, in verticale in area, un buon lancio per Anastasi che era controllato e non è scattato, palla ancora ai difensori laziali, adesso ai centrocampisti e Lopez che ce l'ha. Badiani, Boccolini. C'era stato un fallo di mano, giustamente Gonella non fischia per il vantaggio. Wilson, anche Wilson in area chiede il triangolo a Giordano. Ancora Wilson, favorisce questa incursione di Carlaschelli. Badiani, bella parata di Bordone in calcio d'angolo. Badiani, che controllava ed era controllato da Chierico nel primo tempo, si trova adesso ad effettuare delle incursioni molto pericolose sul settore destro della retroguardia dell'Inter. Lopez, triangolo con Clerici, libera la difesa dell'Inter, liberazione molto corta, palla che rimane alla Lazio, Clerici su Lopez, fermata al momento del tiro, deviazione di Oriali, Agostinelli. Stringe i tempi la Lazio, fermato da Scanziani. Recupera la palla ancora Wilson che staziona in attacco, adesso lo vedete attraversare il teleschermo, torna in difesa, mentre Badiani affida a Piguin questi verso Giordano che apre su Agostinelli, fermato ancora una volta da Scanziani con un intervento non pulitissimo. Palla su Muraro. Intervento di Agostinelli e Piguin, faro laterale per l'Inter. La rimessa in gioco è stata di Canuti. Ancora palla a Canuti che la alza a campanile, sempre nella metà campo dell'Inter. Colpo di testa è stato di Giordano. Lopez. Boccolini. In velocità Lopez ha effettuato un cross sul fondo dopo aver servito e ricevuto la palla da Giordano. 33 minuti del secondo tempo, sempre 0-0 fra Inter e Lazio. Adesso sembra che sia soltanto la Lazio a cercare la vittoria, mentre l'Inter ha modificato il suo schieramento tattico e tende soltanto a controllare il pareggio. Il servizio in avanti era verso Muraro, lo aveva effettuato Scanziani. Con l'intervento di Garella la palla torna in attacco, Gasparini è in vantaggio su Clerici,
fallo del laziale, calcio di punizione in favore dell'Inter. Baresi, Lopez che ha fermato il passaggio dell'avversario, ha evitato il fallo laterale, ha scambiato con Giordano, ancora Lopez, in verticale verso Boccolini, il cross di Boccolini, colpo di testa di Gasparini, intervento difensivo di Oriali, poi ha finto il passaggio sulla destra a Merlo, invece ha servito Marini che tenta l'affondo, fa spiovere un pallone in area, preda di Garella che rinvia, Giordano, colpo di testa di Canuti, poi di Facchetti, poi ancora la palla a Baresi, a Canuti, a Scanziani che serve involontariamente Garlaschelli. Garlaschelli tentava di aprire su Giordano, sgambettato, c'è una punizione in favore della Lazio, un paio di metri al di fuori della linea dei 16 metri. Mancano poco più di 10 minuti alla fine della partita, punteggio 0-0. C'è stato uno screzio, avete visto, una discussione attorno alla palla e sono stati ammoniti Clerici e Anastasi. Calcio di punizione di Clerici. Appena partita la palla, l'arbitro Gonnella ha fischiato un fuorigioco di Garlaschelli, ma onestamente il fuorigioco non c'era perché Facchetti stava appoggiato sul palo. E vedete, l'arbitro Gonnella riconosce il suo errore con molta onestà, molta dignità, e fa riprendere il gioco al punto in cui lo ha interrotto per il fuorigioco, cioè appena partita la palla sul calcio di punizione di Clerici. Ha liberato Facchetti nella mischia, Oriali, Facchetti, deviazione di Merlo che lo ha quasi posto in difficoltà, ma Facchetti ha recuperato, ha servito Marini, palla a spiovere di Marini, fermata da Pignin, ma la palla torna ancora a Marini che ora ha davanti a sé Agostinelli. Fallo su Marini, ma la palla è all'Inter, quindi l'arbitro non fischia per il vantaggio. Difesa di Giordano e nuova galoppata di Lopez. Ha ritardato un po' il tiro Lopez, però è riuscito ugualmente a servire Giordano. Fallo su Giordano, ma la palla è rimasta a Garlaschelli, esce Bordon. Palla ancora in gioco con questo servizio su Scanziani. Baresi, Marini, Oriali, Marini. Servizio su Muraro, ha ribattuto la difesa della Lazio, ma la palla rimane a Marini. Controllato da Badiani, non riesce a liberarsi dalla palla, allora è Merlo che serve Gasparini che a sua volta viene in avanti. Servizio di Gasparini, colpo di testa di Manfredonia e fallo laterale in favore dell'Inter. Scanziani. Fallo su Garlaschelli,
Punizione battuta dallo stesso Garlaschelli. Wilson viene in avanti. Agostinelli. Wilson. Aveva resistito al primo intervento su di lui da parte di Marini, poi ha controllato male, sfortunatamente la palla gli è terminata oltre la linea bianca, per questa rimessa in gioco dell'Inter. Agostinelli spinge alle spalle Scanziani, punizione in favore dell'Inter. 6 minuti alla fine, punizione affidata a Facchetti. Scambio con Scanziani, che rimane nelle retrovie mentre Facchetti fluidifica. Metà campo, scambio con Merlo. In verticale Merlo in avanti per il tentativo di Muraro, fermato da Piguin. Rinvio ancora una volta di Garella. Lopez. Va a terra Lopez. Fallo su di lui commesso da Marini. Punizione per la Lazio, battuta con la palla che raggiunge Badiani. Gasparini su Clerici in faro laterale. Sulla rimessa in gioco si ripete il duello Clerici e ancora Gasparini in faro laterale. Messa in gioco di Clerici, Scanziani controlla la palla, ma intanto Agostinelli lo disturbava irregolarmente. Punizione in favore dell'Inter. Incidente a Scanziani. Ecco ripreso il gioco con il calcio di punizione in favore dell'Inter. Sposta il gioco Bordon dalla parte opposta, dove vediamo impegnato prima Canuti, poi Baresi, poi Scanziani. Fallo di Manfredonia su Anastasi, punizione in favore dell'Inter. La battuta Merlo, molto avanti, la posizione dei suoi compagni era molto guardinga, al di fuori dell'area. Intervento tranquillo di Garella, un altro su appoggio indietro di Lopez. Wilson, Badiani, lungo il pallone per le possibilità dello scatto di Boccolini, attacco di Muraro. Palla nettamente sul fondo, rimessa in gioco ancora dalla Lazio. È il 42esimo minuto del secondo tempo, il punteggio è 0-0. Muraro, Wilson, Lopez. Garlaschelli, Agostinelli, Lopez. Garlaschelli, Lopez, Boccolini, Clerici. Cross di Clerici, la palla è sul fondo, c'è stata la deviazione di Gasparini, quindi è calcio d'angolo in favore della Lazio. Colpo di testa di Scanziani. Attacco di Giordano, parata di Bordon, perde la palla. Giordano, tiro, parata di Bordon. Scanziani sulla linea della porta, Clerici, gol.
Mischia paurosa sulla linea del gol dell'Inter. La palla è stata spinta oltre la linea bianca da Clerici. Dopo tre interventi di Boldon e un salvataggio sulla linea della porta di Scanziani. La Lazio è in vantaggio al 43esimo minuto del secondo tempo. A due minuti dalla fine, la Lazio ha colto il premio della sua crescente offensiva nel secondo tempo ed è passata in vantaggio. Il gol è di Clerici. Mischia paurosa, tiro di Giordano, poi Lopez, respinti molto bene da Bordon, poi c'è stato un altro tiro sulla linea bianca, lo ha respinto Scanziani e Clerici con un tocco preciso ha fatto centro. Per Clerici è il primo gol in questo campionato con la maglia della Lazio. Fallo commesso su Muraro, battuta la punizione, altro intervento di Manfredonia. Palla da Anastasi, ancora agganciata da Manfredonia, che allontana in tribuna il pallone. In tuffo ancora di testa Manfredonia in faro laterale. Rimessa in gioco dell'Inter in questa sua disperata offensiva alla ricerca del pareggio. Scade in questo momento il 90esimo minuto. Gasparini, Marini, Scanziani e Agostinelli entrano ancora in duello. È la prima volta forse che questo duello si svolge nell'area di rigore della Lazio, perché Scanziani ha giocato quasi costantemente in difesa, custodendo infatti proprio Agostinelli. 25 secondi oltre il 90esimo. Naturalmente la Lazio non ha certo fretta adesso di far riprendere il gioco. 45 secondi oltre il 90esimo. Garella direttamente in faro laterale. Rimessa in gioco di Merlo, entrato al 17esimo a sostituire Chierico. Un minuto esatto di recupero. Ha messo fuori Badiani. Rimessa in gioco ancora dell'Inter. Disimpegno di Wilson ed ecco il fischio finale di Gonella. Risultato finale all'Olimpico: Lazio batte Inter 1-0. La Lazio, dopo un primo tempo a fasi alterne con la sua avversaria, ha preso in mano la partita, ha spinto fino in fondo e nel finale, a due minuti dalla fine, è passata in vantaggio. Il gol è di Clerici. Signore e signori, buonasera.